Ciao ragazze, benvenuti. Il video di oggi è un video che in realtà volevo fare già da un po' di tempo, però volevo trovare il momento giusto. Perché oggi è il momento giusto? Perché negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo, ho analizzato meglio la situazione, il fenomeno, e ho capito che la situazione sta veramente degenerando. Visto che la maggior parte delle persone che mi seguono sono giovanissimi, e questo fenomeno riguarda appunto loro, ho pensato che fosse doveroso fare un video a riguardo. Sto parlando del cyberbullismo. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, il cyberbullismo è appunto il bullismo dei social, insomma, i bulli che a scuola ti insultano lo fanno anche dietro lo schermo, anche e soprattutto dietro lo schermo, sotto le foto, sotto i tuoi video, eccetera, eccetera. Piccola premessa per chi non mi seguisse su Instagram: spesso nelle mie storie di Instagram, appunto, mi piace condividere con chi mi segue dei pareri, delle opinioni, dire la mia, insomma, su varie polemiche che possono nascere in TV, nel web, insomma, sulle tematiche del giorno. Perché mi piace, insomma, condividere le mie opinioni con chi mi segue? Innanzitutto perché mi piace lo scambio di pareri, quindi il fatto che tu magari la pensi in una maniera diversa, il confronto, queste cose mi sono sempre piaciute, le ho sempre trovate interessanti e stimolanti. Ma soprattutto il fine principale per il quale io parlo di tematiche spesso sociali, come la violenza, il bullismo, è soprattutto far arrivare dei messaggi a chi mi segue, far arrivare dei messaggi a chi magari è vittima di violenza, di bullismo e non riesce a reagire o ha paura di parlarne. Insomma, è un mio modo indiretto che in realtà vuole arrivare direttamente lì al punto, alle persone che mi seguono e che hanno bisogno del mio sostegno. Allora, sinceramente mi sono resa conto della gravità del problema da quando ho iniziato a usare Musical.ly. Musical.ly, per chi non lo conoscesse, è una sorta di social, appunto, usato molto dai giovani, dove si può ballare, cantare, una sorta di talent 2.0, nato soprattutto per fare, insomma, il labiale delle canzoni più famose, accompagnato magari da gesti che spiegano appunto il significato di quello che si dice. Insomma, una roba molto carina, molto divertente, molto ludica. Ho notato che sia sotto i miei Musical.ly, che ovviamente non sono una professionista visto che lo uso da un mese neanche, sia soprattutto sotto i Musical.ly di altri bambini, ragazzini, insomma, ho analizzato molto, molto bene la cosa, ho notato tantissimi insulti pesanti, cattivi, da parte soprattutto di, appunto, giovanissimi, di bambini. Cioè, andando a vedere i profili di queste persone, mi sono resa conto che, ma veramente si parla di lattanti, 6, 7, 8 anni. Quello che penso è che alla base del bullismo e del cyberbullismo ci sia purtroppo la colpa dei genitori, perché un genitore che lascia uno smartphone nelle mani di un bambino, sapendo benissimo i pericoli che ci sono nel web, nei social, la violenza, il sesso, c'è di tutto, qualsiasi schifezza esista al mondo si può trovare nel web e sui social. Anche addirittura ci sono casi di pedofilia, di pedofili che addescano sui social, quindi veramente lasciare uno smartphone a un bambino senza controllare ogni singolo movimento che fa all'interno dei social, se proprio bisogna fargli avere i social, trovo che sia veramente una cosa molto 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 preoccupante. Secondo me questi cyberbulli, questi bulli, sono semplicemente dei bambini con enormi carenze d'affetto, che si sentono soli, insicuri e si ritrovano con uno smartphone davanti e pensano che sia giusto, tra virgolette, sfogare questa loro insicurezza, questa loro frustrazione insultando magari coetanei che vedono più coccolati, più seguiti dai genitori, con più amici, magari che vanno meglio a scuola, e è un loro modo, diciamo, di sentirsi meglio. Questa è la cosa grave, si sentono bene a far star male gli altri. Il problema però qual è? È che non è finita lì la questione, non è che il cyberbullo insulta, boh, finita lì, problemi suoi, basta, no, perché quello che fa lui si riflette poi sulla vita degli altri. Il suo essere insicuro e trovare sollievo nell'insultare gli altri crea problemi alla persona che insulta, porta ad avere dei traumi a quelle persone che magari avevano vissuto la loro adolescenza fino a quel momento benissimo, non avevano nessun tipo di problema, arriva il bullo di turno e boh, iniziano i problemi. Per quale motivo tu puoi creare problemi a gente che non ne ha?
o che magari ne ha e non ne vuole altri. Fa pensare, insomma, ai bambini che alla loro età dovrebbero giocare, studiare, andare al parchetto con gli amici, o usare i social in maniera divertente, ludica, diciamo, fare balletti, cantare, cioè la cosa che tutte noi penso facevamo da piccole, anche se non c'erano i social, con le amiche ci mettevamo lì, ballavamo, facciamo le coreografie, insomma, cose da bambine, da bambini. Sicuramente non passare le giornate a insultare gli altri, questo veramente no. Ho deciso praticamente negli ultimi giorni, ho detto basta, voglio combattere questo problema, voglio aiutare chi mi segue a reagire. E ho iniziato a condividere sulle mie storie i commenti di queste bambine o bambini che insomma mi insultavano sotto foto e video. Ovviamente ho oscurato l'identità, ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai, quindi il nome e la foto non si vedeva. E ho deciso di farlo appunto per far capire che dietro queste persone essenzialmente c'erano delle persone deboli e insicure, e quindi volevo che le persone che mi seguono capissero che non devono assolutamente aver paura di queste persone o sentirsi attaccate da queste persone, perché insomma sono insulti nulli, sono insulti finti, frutto di noia, frutto di insicurezza. E fin qui tutto bene. Il feedback che ho ricevuto appunto dai miei follower è stato strapositivo, ovviamente la maggior parte ha capito il mio intento, c'è del bene in quello che voglio fare, che sto facendo. Tanti altri invece mi hanno attaccato perché sono bambini, ti metti al loro livello, proprio perché non dici che non te ne frega, non dovresti dargli questa soddisfazione di magari poi leggono che tu l'hai messo nelle storie e ci rimangono male. Allora, se tu ti prendi la briga di insultarmi sotto una foto o sotto un video, sinceramente non vedo perché mi devo fare problemi a far vedere il tuo commento. Chiaramente oscuro l'identità, però voglio dire, tanto di coglioni che mi scrivi sotto le foto sei una zoccola, mi fai schifo, sparati, e io mi devo fare problemi. Ma vabbè. In secondo luogo, quello che queste persone che mi attaccano non capiscono è che non lo faccio per me, cioè io non è che faccio vedere il commento per dire ah guardate questo che mi insulta, io non posso avere haters, andate a massacrarlo di insulti, cioè non è quello l'intento, ma pensavo che fosse chiaro, però ho deciso di fare un video per spiegarlo perché evidentemente non è così chiaro. L'intento è smascherare questi cyberbulli. Giusto oggi è successo che una bambina mi ha scritto un insulto sotto il mio ultimo post di Instagram e io ho condiviso il commento. Praticamente i miei follower si sono scatenati sotto questo commento e insomma gli hanno dato contro, non dico insultata, però comunque si sono abbastanza accaniti. Quindi io ovviamente ho cancellato subito i commenti perché non era quello ciò che volevo fare arrivare come messaggio. La cosa sorprendente è che questa bambina che si era tanto fatta la figa tra virgolette a insultare ha iniziato a giustificarsi, ha detto no, non sono stata io, è stata una mia amica, perché lei la odia, perché questa mia amica odia Marina, io invece l'adoro, no, non lo farei mai. Ed è lì proprio il punto, cioè perché io faccio questo? Per far vedere, per smascherare queste persone, far vedere che dietro questi leoni da tastiera in realtà ci sono degli agnellini, sono agnellini, perché appena sentono ma si cagano addosso e ti dicono non sono stata io e si giustificano. Quindi questo vi fa capire che persone ci sono dietro i cosiddetti cyberbulli, che di bullo non hanno proprio niente, perché sono degli insicuri, e questo è quello che dovete capire, che non vi devono sfiorare minimamente le accuse, gli attacchi e gli insulti di queste persone. E questo chiaramente succede quando magari un personaggio seguito ha dei follower o dei fan che iniziano subito a difendere il personaggio in questione. Ma io mi metto nei panni di una ragazzina che riceve un insulto di questo tipo e magari si vergogna o non sa come reagire, non sa cosa scrivere, preferisce non rispondere. Magari questa persona, anzi sicuramente questo cyberbullo, inizia a continuare a insultare ogni post, ogni foto, ogni video, perché dice guarda qua sta sfigata, non ha neanche il coraggio di rispondermi e mi diverto, ok? Magari le amiche sì, possono aiutarla, ma non penso che facciano paura al cyberbullo in questione, due amiche che difendono chiaramente l'amica. Quindi, cioè, vedete la differenza? Appena vengono attaccati si cagano addosso e si giustificano, ma chiaramente come una bambina debole, insicura e timida, o bambina o bambino, hanno proprio la strada spianata, perché è fighissimo insultare persone che non possono reagire, no? Cioè, è come le persone che se la prendono con gli animali, come le persone che se la prendono con gli anziani, la stessa identica cosa. Quindi, ho fatto questo video perché innanzitutto voglio assicurarvi che continuerò a
combattere, insomma, questo fenomeno, continuerò a mostrare i commenti di questi fantastici cyberbulli, continuerò a far passare il messaggio di lasciarsi scivolare addosso questi commenti e continuare per la propria strada a testa alta. Ma soprattutto volevo dire una cosa a tutte queste persone che conoscono benissimo il fenomeno, perché si sentono maestrine, si sentono le psicologhe della situazione, quindi si sentono in diritto di dirmi che è sbagliato fare così, che non mi devo mettere al loro livello, che loro sono solo bambini, che quindi io sto sbagliando tutto, quando in realtà voglio soltanto fare del bene a chi mi segue e voglio far passare questo messaggio per combattere il fenomeno del cyberbullismo e del bullismo. Volevo dire a queste persone che io mi sveglio tutte le mattine e trovo la mia casella di posta, la posta di marina@gmail.com, intasata di messaggi di ragazzine, di ragazzini, di adolescenti, di bambini, insomma, di giovanissimi che mi chiedono aiuto perché sono vittime di bullismo o di cyberbullismo, perché a scuola i compagni gli fanno i dispetti, li insultano, fanno di tutto per farli star male, per farli piangere. Mi chiedono aiuto perché magari queste situazioni, insieme a situazioni familiari poco carine, gli hanno creato disturbi alimentari, quindi mi scrivono tante bulimiche, tante anoressiche che non hanno nessuno a cui chiedere aiuto perché evidentemente i genitori se ne fregano. Ma la cosa più grave è che mi scrivono tantissime persone dicendomi che hanno pensato di farla finita. Quindi io vorrei dire a tutte queste persone che si sentono tanto forti a giudicare quello che faccio, che vorrei regalargli la responsabilità che io mi sento addosso tutte le volte che leggo messaggi di questo tipo, tutte le volte che penso che una mia risposta possa cambiare la situazione di questa persona. Spesso io non dormo la notte perché leggere messaggi di ragazzine che ti dicono io voglio farla finita, non c'è niente che mi renda felice al mondo, credetemi che non è facile. Non vi so spiegare quello che provo quando leggo queste cose, so soltanto che sento una grande esigenza di aiutare queste persone, è come se fosse una sorta di vocazione, anche perché sono una persona molto sensibile, non riesco a restare indifferente davanti a queste cose. Quindi quello che io faccio su Instagram, con le mie storie, con le mie, tra virgolette, le chiamo ramanzine, perché faccio tante storie parlando di questo tema, d'ora in poi magari faccio video, così è più fruibile come contenuto. Faccio tutto questo per il bene di chi mi segue, quindi non trovo carine le vostre critiche, perché è tutto il contrario di quello che voglio fare. Non fatevi buttare giù da commenti inutili, da insulti, siate fieri di voi stessi, andate avanti per la vostra strada fregandomene del giudizio di questa gente insicura che purtroppo ha veramente tanti problemi. Grazie mille per aver visto tutto il video, lo so è un po' lunghino, però ci tenevo tantissimo a condividere con voi questo messaggio e c'erano tante cose da dire, ce ne sarebbero tante altre, però spero che vi basti per capire il messaggio. Vi lascio qua sotto la mail alla quale potete scrivermi, vi mando un bacione grandissimo e vi voglio bene. Ciao ragazzi!